Cari ragazzi, io vi conosco terribilmente bene e so che vi siete ridotti all'ultimo minuto. Capita a tutti, non c'è bisogno di vergognarsi. Ogni anno la stessa identica storia. Arriva Natale e c'è quell'amico che decide di farvi il regalo. Ed ecco che vi trovate in quella situazione imbarazzante di non sapere che cosa fare, se trovare una scusa o semplicemente ucciderlo e seppellirlo in giardino. Con questa atmosfera natalizia vi annuncio che risolverò questo vostro problema con una serie di piccoli regali dell'ultimo minuto che qui al Monopoly Software abbiamo selezionato apposta per voi. Prima di cominciare, ovviamente, sigla e buon Natale, sigla e buon Natale. Fai partire la sigla. Come detto, qui dietro di me ci sono una serie di regali dell'ultimo minuto, un po' di chincaglierie interessanti e piacevoli che potete andare a regalare ai vostri amici per Natale. Se foste interessati non a comprarli tramite il nostro online shop, che funziona molto bene e su cui vi consiglio di sbrigarvi perché Natale è alle porte, potete anche venirci a trovare in negozio. Siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia. Reggio Emilia! Quindi se voleste passare a trovarci, ci fareste sicuramente un grande regalo di Natale. Spero che l'italiano di questa frase fosse corretto. Manda le ciance e partiamo con il primo item. I pranzi pronti della Real. I pranzi pronti della Real non sono altro che, appunto, dei Tactical Food Pack, pranzi pronti a cui basta aggiungere acqua, in varie e interessanti combinazioni, tra cui quello per la colazione che è un crunchy muesli con già latte disidratato dentro, che quindi basta aggiungere acqua calda, il Mexican Hot Pot and Beef, che è questo qui, che è ovviamente Mexican Hot Pot and Beef, per i palestrati il Chicken and Rice, che è veramente molto buono, e ultimo ma non per importante, la roba americana, ovvero il Mashed Potatoes and Bacon. Questi food pack sono pensati per andare a coprire l'intero fabbisogno di un pasto, quindi in questo caso pranzo, cena o colazione per il muesli. Sono molto comodi, basta aggiungere l'acqua e tra l'altro sono veramente molto buoni. A differenza della maggior parte dei pasti pronti che sanno di suola di scarpe, questi sono effettivamente abbastanza buoni. Quindi se cercate un regalo dell'ultimo minuto per qualcuno magari a cui piace l'outdoor o roba del genere, questi sono estremamente validi. Il secondo item è uno dei miei preferiti, il notebook weatherproof. Cosa significa? Sono dei pratici, ovviamente block notice, che voi potete andare ad aprire e su cui potete andare a scrivere, che sono anti-acqua, cioè anti-bagnamento. Quindi anche se ci cade l'acqua sopra, questi non vanno a bagnarsi perché è una carta idrofoba. Quindi non solo potete scriverci sotto l'acqua, sotto le intemperie, ma inoltre potete anche utilizzarli e tenerli in luoghi bagnati che non si vanno a rovinare. Molto utili, sono uno di quei regalini fighi, perché quando siete a tavola con i parenti potete versarci sopra il lambrusco e il vino e far vedere che non si macchia la carta. Ovviamente disponibili sia in versione micro mignon che in versione media. La versione media io trovo che sia il formato giusto per annotarvi le scommesse sui cavalli. Questo oggetto è stato riutilizzato da me medesimo in un paio di occasioni. Infatti io lo chiamo il salvaculo. Non perché, vabbè, ve lo faccio vedere. Ovvero il paracord. Il paracord è in effetti un salvaculo in tutti i sensi, perché trova effettivamente il suo utilizzo e la sua utilità in tantissimi contesti. Avere un braccialetto in paracord sempre dietro, anche non al polso, viene molto comodo, perché come sapete è un tipo di cordura molto, cordura nel senso di cordame, non cordura nel senso di, vabbè, avete capito, molto molto utile, viene comodo in 200 situazioni. Il buon War ci ha legato un pedalò l'estate scorsa, noi ne abbiamo di vari modelli. La cosa interessante è il sistema di blocco, che come potete vedere è in metallo e non è il solito clippino di plastica. Disponibili in vari colori, tra cui Ranger Green, azzurrino, verdino, tan e bitono, e ne trovate anche altri linkati in descrizione. Tutto quello di cui parlo ovviamente è linkato in description. Una cosa che ci dimentichiamo è che sì, bello Natale, ma vuoi mettere a Capodanno? Alcol ed esplosivi, cos'è mai andato storto? Già. Quindi colora il tuo Capodanno e il tuo Natale con le granate Tajin. Ho in mano tra l'altro i modelli un pochino più interessanti. Questo che ho selezionato è un modello a polvere, quindi quando esplode la granata va a rilasciare della polvere colorata, quindi niente pallini, niente problemi. E come dimenticarci invece la versione a vernice, quindi una granata da paintball per l'appunto. Se siete più casinisti e adorate il danno, troviamo anche l'altra serie di granate Tajin, ovvero la flashbang, la granata, il fuoco oggi veramente è spettacolare, la granata Tag 67 che tutti quanti conoscete con dentro i pallini, o per fare i furbi, la granata natalizia per eccellenza con i piselli secchi dentro per rimanere green a tutti gli effetti.
sempre legato a Capodanno, come non citare le pistole a salve, come potete notare dalla canna otturata con quel bollino rosso. Visto che a Natale forse non sta bene per alcuni di voi regalare armi funzionanti che sparino, ci sono queste piacevolissime pistole a salve molto economiche che permettono di andare a sparare dei botti sostanzialmente, quindi non permettono di sparare nulla fuori dalla canna, perfette da regalare sia per il loro peso e la loro bellezza nella finitura e facitura del prodotto, e soprattutto perché ovviamente sparano una cartuccia, fanno il rumore di un'arma vera e per Capodanno due colpi in aria, io adoro sempre spararli. Abbiamo vari modelli, io vi faccio vedere i tre più interessanti. La P4 è una delle mie pistole preferite, anche come impugnatura è molto carina, e come detto il sistema della pistola le impedisce di andare a sparare, ma per tutto il resto ha il funzionamento di un'arma vera. Come vedete non troviamo papo, otturatori e il resto, e anche il caricatore è simile a quello di un'arma vera in tutto e per tutto. Se le pistole particolari non fanno per voi, ovviamente abbiamo anche le classiche Beretta e G-Lock. Sono fatte veramente molto bene, molto realistiche, il funzionamento interno è uguale all'altra, quindi caricatore molto simile a quelli veri e tanto divertimento per tutta la famiglia. Un altro regalo tappabuco, cancellala questa, può essere una valigetta porta armi. Noi ne abbiamo di vari modelli, io vi sto facendo vedere queste Evolution perché sono molto comode, molto pratiche, anche perché hanno già dentro la schiuma morbida, quindi sono perfette se magari non volete comprare una pistola o qualcosa di così diretto. Si può andare su questo tipo di valigette, sempre linkate in descrizione. Se tutto questo non vi è bastato, se questi incredibili prodotti da buttare fuori velocemente non sono a sufficienza per voi, ombrello Glock. Come sapete io adoro il merchandising Glock e soprattutto adoro ovviamente l'ombrello Glock. Si può tenere nello zaino, in casa, in macchina, è veramente molto versatile e soprattutto ben fatto, è ufficiale Glock, quindi è letteralmente prodotto da una branca di Glock, non è semplicemente un rebranding. Perfetto come regalo di Natale dell'ultimo minuto e per chi ama ovviamente la nostra adorata G-Lock. Perfection is now. Bene ragazzi, il video in realtà termina qui, voleva essere un video un pochino tappabuchi, che infatti non esce di sabato ma esce un pochino prima di Natale, giusto per farvi salvare in corner prima che sia troppo tardi. Io spero che siano state tutte cosine che vi possano interessare, ovviamente ci sono una marea di prodotti che trovate linkati in descrizione e altrettanti che potrebbero fungere per voi. Ho riempito letteralmente a questo giro la bacheca della descrizione con tutti i link che potrebbero servirvi, quindi se avete bisogno di regali di Natale dell'ultimo minuto sapete dove trovarli. Io vi ringrazio, vi auguro soprattutto buone feste e mi scuso perché purtroppo non siamo riusciti a filmare la challenge natalizia. War è stato male esattamente il giorno in cui dovevamo girarla e quindi con 39 di febbre mangiare un chilo di carbonara poteva essere pesante e provante per lui. Tranquilli perché da tradizione natalistica. Da tradizione di Natale uscirà anche il Caro Red Ti Sparo 2. Per chi non lo sapesse è una piccola rubrica in cui leggiamo tutti i commenti imbecilli ricevuti nell'arco di un anno di tempo. Da tradizione di Natale il video di Capodanno è quello. Quindi spero che vi interessi, se non vi interessa guardatelo lo stesso perché quest'anno ci sono delle cose veramente stupidissime. Io vi ringrazio, vi auguro buone feste, buon Natale, vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, se volete venirci a passare e cercare un pochino di questi prodotti per salvarvi il Natale, noi siamo qui che vi aspettiamo. In descrizione trovate sia il link di tutti i prodotti di cui ho parlato e del negozio che è il Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, in cui potete comprare i prodotti online, vendiamo e spediamo in tutta Italia senza problemi, e i nostri Instagram, sia mio che del negozio. Veniteci a seguire perché pubblichiamo una marea di contenuto che potrebbe tornarvi utile e soprattutto potete decidere le sorti di questo canale e dei nostri stomaci, intestini e corpi. Mi tatuo una lacrima sotto l'occhio arrivati a 100.000 mi piace sotto questo video. L'ho detto, lo faccio. Grazie mille per aver guardato fino a questo punto, buone feste di nuovo, qui da Red è tutto e come sempre, stay angry!